Alessandro Tani è il presidente di Confartigianato Taxi Provinciale di Arezzo. Siamo a presentare un'iniziativa che permetterà ai cittadini di viaggiare in sicurezza e spendendo molto meno. Ce la vuole raccontare per cortesia? Sì, buongiorno. Niente, questa iniziativa, allora, come associazione di Confartigianato è tutto l'anno che è considerato il momento a livello lavorativo drammatico per noi, perché mancando turismo, mancando tante categorie di lavoro e tutto, per noi è stato veramente un anno ed è un momento veramente difficile. Quindi ci siamo dati da fare sia a livello regionale che nazionale per cercare delle risorse che almeno per provare a promuovere qualche iniziativa. E sia con il Comune di Arezzo e tutto siamo riusciti ad intercettare queste risorse che sono state messe dal Ministero per quanto riguarda un'iniziativa di 40 milioni di euro per tutta Italia, quindi a livello nazionale, e ad Arezzo è toccata una fetta di 175 mila euro divisi in voucher da 5 euro l'uno, che daranno diritto di una corsa a 50%, quindi sarà veramente per noi sicuramente, e si spera, lavoro in più, ma io penso in questo momento di apertura e tutto quanto un'occasione per tutta la cittadinanza per viaggiare un po' in sicurezza, perché penso che questo sia veramente un momento strategico, che se si ritorna indietro sarà veramente drammatica sia per noi, ma penso un pochino per tutti. Quindi questa per noi speriamo che sia un'opportunità lavorativa in più, ma io penso che anche per tutta quanta la cittadinanza sia un qualcosa di utile, e che ne approfitto per dire di usatela, perché veramente questo è un momento molto delicato, e col taxi io penso che si possa viaggiare tranquillamente in sicurezza, ecco. Il meccanismo è particolare, perché i voucher, come le ha detto, danno diritto a un 50% di sconto sulla corsa, e ne potranno essere utilizzati fino a 4, quindi ci vuole dire esattamente come funzionerà? Sì, allora ogni voucher è un buono che consiste in un valore di 5 euro, e ne verrà utilizzato da un minimo di uno per una corsa di 10 euro, quindi un diritto a uno sconto del 50%, fino a un massimo di 4 voucher per una corsa al massimo di 40 euro. E quindi sono blocchettini che verranno distribuiti dal Comune sia nel canale predisposto online del Comune, ma per fortuna hanno anche adibito un ufficio proprio apposito in piazza San Domenico, nei suoi spazi e tutto quanto. Quindi penso che anche a livello per prendere questi voucher non sia così problematica. Ecco, l'importante è che uno va nel sito del Comune e vede un pochino qual è il canale a dove deve ricorrere, oppure si reca negli uffici su in piazza San Domenico e chiede per l'iniziativa. Un'ultima cosa, come avete provveduto per il problema sanitario? Cioè, voi avete dovuto modificare l'interno dei taxi in modo da poter accogliere le persone. Questo, sanificazioni, come vi comportate giornalmente per svolgere correttamente il vostro lavoro? Allora, questo punto qui, allora, noi è già più di un anno, è da marzo, anche fine febbraio di anno scorso, da quando è iniziato purtroppo il periodo della pandemia in Lombardia, che già ci eravamo attrezzati a livello di sanificazione e tutto, e abbiamo in ogni taxi abbiamo il divisorio, perché chiaramente il cliente non può sedere nel sedile davanti, ma per un massimo di 3 persone se sono conviventi, oppure 2 persone nel sedile di dietro. E quindi abbiamo fatto tutti dei divisori, e per la sanificazione la facciamo quotidianamente con azoto e tutto quanto, abbiamo ogni prodotto e tutto, la macchina è veramente in sicurezza. Quindi per quel lato lì ci siamo dati da fare, sia per noi che per quanto riguarda la clientela, penso che non ci siano problemi, si spera. Noi ce la mettiamo tutta, poi purtroppo si ammalano anche in ospedale, quindi non lo so, vediamo un pochettino.